Sindaco Luciano Bacchetta, conferenza stampa indetta per fare un po' il punto su quello che è stato fatto nel 2015, ma non solo. Partiamo proprio dall'anno che si è da poco concluso, insomma, cosa è successo e cosa è stato fatto di buono? Ma io penso che abbiamo fatto molto di buono, poi ovviamente devono essere i cittadini a fare le loro valutazioni, come è giusto che sia, ma noi abbiamo lavorato moltissimo per accedere a tanti finanziamenti europei, comunitari, regionali, cofinanziati ovviamente dal Comune, che ci hanno consentito di fare un grande e profondo restyling della nostra città. Penso a Piazza Gabriotti, penso al quartiere Prato, penso a Porta San Maggiore, penso alle mura urbiche, penso alla pubblica illuminazione. Abbiamo fatto un lavoro veramente notevole, penso ai grandi parchi della città, l'Ansa del Tevere, il Lago dei Cigni, penso alle scuole sulle quali stiamo intervenendo in maniera massiccia, in ben 5 scuole, quindi credo che i risultati siano stati decisamente buoni. Il centenario di Burri, l'apertura di un terzo museo, insomma possiamo dire che anche l'aspetto della cultura e non solo sono stati presi con particolare attenzione. Sì, ovviamente era il centenario della nascita di Alberto Burri e è stato realizzato un programma assolutamente eccellente da parte della Fondazione, con la collaborazione dell'amministrazione comunale. La grande mostra al Guggenheim di New York ha avuto un successo strepitoso con oltre 200.000 presenze e ora il prossimo obiettivo immediato è quello di realizzare il terzo Museo Burri, il Museo della Grafica, l'obiettivo al quale si sta già lavorando alla Clemente, che vedrà la luce entro quest'anno, e questo è un motivo di grande soddisfazione. Prima in conferenza ha detto siamo soddisfatti perché soprattutto abbiamo guardato al bilancio mantenendo i servizi e chi arriverà a prescindere da chi sarà comunque troverà un comune sano, e questo non è poco. Sì, direi che questo è un fatto molto importante perché il Comune di Segastello offre moltissimi servizi, penso solo agli asili nido, ben 4 pubblici, per cui è chiaro che i servizi hanno un costo importante. Il fatto di averli mantenuti tutti, anzi di averli accresciuti, per esempio acquisiremo anche il Cavour quest'anno che era privato proprio per mantenerne la funzionalità, credo che sia un segnale molto molto importante e molto positivo, che magari non è visibile ma che è la base sulla quale si deve lavorare, un bilancio sano dal quale sono stati tolti i costi di molti dirigenti. Siamo passati ai 9 dirigenti all'inizio di legislatura, quando mi sono insediato io, ai 5 attuali. Credo che sia un risultato molto importante che dimostra anche la grande bravura e il grande senso di sacrificio degli attuali dirigenti, che sono circa la metà di quanti erano in passato e che quindi stanno lavorando moltissimo. Ma credo che sullo sfondo vi sia la necessità di tenere ben saldo un bilancio inattivo, e questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto, e questo è un motivo di grande soddisfazione in tempi come questi. Ovviamente è cominciato il quinto anno del mandato, quindi è anche il momento di fare un bilancio complessivo, insomma, di quanto è accaduto in questi 5 anni. Sì, io ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ribadisco adesso perché è importante, devono essere i cittadini a giudicare, perché poi ognuno ovviamente tende a avere di sé una visione migliore di quella che è. Io credo che abbiamo lavorato molto bene, ripeto, in un contesto molto difficile come è stato quello che abbiamo attraversato in questi anni, con una crisi economica molto forte. Credo che Segastello abbia dimostrato di essere riuscito ad andare avanti, a compiere molti lavori pubblici, ad avere prospettive di crescita, penso anche alla piastra logistica, che ci consentiranno di guardare al futuro con un certo ottimismo. Credo che consegniamo una città migliorata rispetto al passato. Ultima domanda, le novità per questi primi mesi del 2016? Sì, ovviamente il completamento dei lavori che stanno arrivando a conclusione, penso appunto ai parchi, al parco del Lago dei Cigni, al parco dell'Ansa del Tevere, penso alla inaugurazione della strada di Canoscio, un altro grande lavoro che stiamo realizzando. Partiranno adesso a giorni i lavori per le scale mobili, come avevamo già preannunciato, e per cui credo che questi obiettivi siano oramai a portata di mano. Accanto a queste sono le grandi questioni del vecchio ospedale di Piazza Burri, sulle quali stiamo lavorando. Faremo presto una proposta importante sul vecchio ospedale alla Regione, mettendo a disposizione anche una parte cospicua di fondi comunali per raggiungere un obiettivo importante, che è quello di risanare e restituire alla città il vecchio ospedale. Su Piazza Burri abbiamo un progetto finale significativo che non graverà sulle casse comunali, ma che ovviamente prevede l'intervento di privati.